Ciao ragazzi! Torniamo in diretta su Periscope. Oggi pomeriggio volevamo presentarvi alcuni modelli della nuova collezione Rebecca My World. Iniziamo! Volevamo farvi vedere come ci è stato chiesto anche da una nostra cliente, insomma, il funzionamento e l'utilizzo anche dei bracciali Rebecca e della nuova collezione che abbiamo pensato così di esporvi con questa diretta Periscope. Intanto iniziamo col farvi vedere tutti i bracciali e i loro colori. Sono molto belli, abbiamo già i colori invernali. Ci sono poi tutti i colori. Esatto, ma si mantengono anche tonalità molto più allegre, per cui insomma per tutti i gusti. Guardate, sono molto belli. Molto allora, questi anche costano. Intanto ciao Matteo Lazio Albuno. Questi qua in base alla lunghezza. Esatto, perché come potete vedere ci sono bracciali più corti. A due giri e a tre giri. Dagli 8 ai 15 euro. Esatto. La particolarità di questi bracciali è che hanno l'impuntura a vista. Esatto, questa incordatura che è veramente molto bella. Tenete presente che il bracciale è un bracciale anche questo realizzato interamente in Italia, ma con la chiusura magnetica. Solo esatto. Il bracciale viene venduto separatamente dalla chiusura, per cui se acquistate il bracciale fate attenzione che vi serve pure la chiusura. Esatto. Ma diversamente, se già avete comprato un bracciale con la chiusura, potete cambiare colore senza dover ricomprare la chiusura. Sì, la chiusura è intercambiabile, ma vi ricordiamo che comunque nel caso di un acquisto dovete prenderla in maniera separata. Esatto, è venduta separatamente. Poi ci sono i bellissimi charms della collezione. Sono tantissimi, abbiamo vari soggetti sviluppati in quattro colorazioni. Abbiamo quindi color acciaio, color oro rosa, color oro giallo e speriamo con il di trattamento riuscire a farvi vedere black. Forse questo qua non questi si vede. Questi costano. Allora, questi qua vengono anche questi di tutti i prezzi in base ai modelli. Abbiamo charms da 14 euro, da 24 euro, da 34 euro, da 19, a seconda del modello, 29, 39. Chiaramente i modelli più semplici, solamente in acciaio, come questi qua, vengono 14 euro di meno. Man mano che aggiungiamo i cristalli o che aumenta la complessità per la realizzazione, guardate quanto è carino. Cioè la vespetta che la trovo adorabile, speriamo di riuscirvela a far vedere perché è davvero carina. Mano a mano commenta, vi dicevo, la lavorazione, la complessità, i cristalli. Ti piace? Aumenta anche il prezzo. Bene. No, io l'ho trovata deliziosa quando l'ho vista la prima volta. Sono comunque, è una collezione di charms molto varia e molto vasta, per cui veramente ce n'è per tutti i gusti. Adesso vi facciamo a campione, insomma, vi prendiamo qualche modello di charms per farvi capire anche in cosa si differenziano e speriamo anche di riuscirvi a far cogliere la particolarità e la bellezza di questa collezione, che vi ricordiamo vanno bene anche per Pandora. No, Pandora ha una filettatura particolare brevettata che è solo di proprietà di Pandora. Questi bracciali vengono venduti così. Chiaramente, ciao Lena! Tecnicamente possono essere inseriti dentro, però non è un prodotto Pandora e non è un prodotto associato in nessun modo a Pandora. Riprendono un pochettino la filosofia del bracciale componibile Pandora, diciamo che lo rivisitano in... Sì, anche in maniera un po' più easy, diciamo. Esattamente, c'è un occhio un pochettino più italiano nella creazione, nella qualità dei prodotti. Non sono fatti in Thailandia, ma sono fatti in Italia e hanno un design e una qualità questa italiana. Stellina anche è molto bella, non so se riuscite a vederla. Non molto. Ecco qua. No, ma la vespetta e il teschio sono veramente carini. Prendiamo una lettera bianca, serve. Prendiamo la lettera E. Poi si può veramente comporre il bracciale nel modo in cui si ritiene bianco, veramente più opportuno, in base ai propri gusti. Bianco. Ecco, ad esempio io trovo molto carino anche questo. Facciamogli vedere gli altri charm con i brillanti. Adesso vi facciamo vedere anche qualcos'altro. Ci sono le iniziali pendenti e incisioni con vari soggetti, farfalla, l'immancabile cuoricino, esatto, il cagnolino, il geco che porta fortuna, gatto, la libellula che è molto carina, la chiave, l'elefante, insomma diciamo che uno può sbizzarrirsi come vuole e creare nel tempo il bracciale
che più gli piace e cambiarlo soprattutto nel tempo, perché mano a mano che sì, esatto, comprano nuovi si charm. Possono aggiungere o togliere, metterne dei nuovi, insomma sono bracciali che si possono protrarre veramente nel tempo come utilizzo. Sì, esattamente. Anche questo è molto particolare. Con questo prendiamo pure questo, dai. Esatto. Qui è giallo così con questo cristallo verde, guardate che carino. Abbiamo fatto, diciamo, un mix. Tenete presente che esistono circa 500 charms ordinabili, li trovate tutti su chronoshop.com. Questo qua è il nostro indirizzo, se volete. Adesso vi facciamo rivedere l'indirizzo. Poi, sempre obiettivo di questa presentazione era anche farvi vedere come vengono messi a misura, perché questo qui è un bracciale tre giri, ma se Alessia ci presta il polso. Sì. Come potrete vedere sul bracciale, sul polso di Alessia, questo bracciale è evidentemente grande per fare tre giri e quindi bisognerà metterlo a misura. Esatto. Vedete? Perché altrimenti sarebbe troppo grande. Questa è un'altra delle particolarità di questo prodotto, che si adattano a tutti i polsi. A questo punto, per metterlo a misura, che cosa bisogna fare? Si taglia dopo aver fatto attenzione chiaramente a aver preso la misura corretta, esatto, del polso. E per tagliarlo è semplicissimo, perché parliamo di un cordino in pelle, cioè di un bracciale in pelle con all'interno il neoprene, per cui si taglia con delle normalissime pinzette. Dopodiché prendiamo la chiusura, che è venduta in, come dicevamo, separatamente rispetto al prodotto, pertanto ricordatevi eventualmente di ordinarle tutte e due se già non ne avete una. Sì, o altrimenti, come prima ricordava Valerio, se già possedete un bracciale con chiusura si può cambiare direttamente la chiusura cambiando il bracciale. Cioè si può usare la stessa chiusura cambiando il bracciale. La stessa chiusura su diversi bracciali, esattamente. Perché sono monomisura. Perché vengono venduti tutti in base al numero di giri, cioè non esiste 20 cm, 30 cm, esiste un giro, due giri e tre giri, ma quello chiaramente dipende dalla dimensione del polso. I bracciali sono più lunghi di quello che occorrono, quindi vengono messi a misura. Dopodiché con una brucola, vedete, facciamo vedere velocemente, andiamo a svitare questo perno interno. Dopodiché prendiamo il bracciale, tolta però la vite, meglio, prendiamo il bracciale, lo andiamo ad inserire facendo attenzione affinché la cucitura sia esattamente opposta all'impanatura della vite, quindi la cucitura va tutta dietro e l'impanatura della vite va tutto avanti. È importante questa cosa, perché sennò si rischia di rovinare il bracciale in pelle. Dopodiché si riprende il perno a vite. Si avvita fino a fine corsa. Ecco qua. A questo punto il bracciale è fatto, aggiungiamo i charm. Il metodo di chiusura è un metodo a calamita. Esattamente, adesso vi faccio vedere. Per cui è molto semplice. Ciao, con. Ecco qui. Intanto vi faccio rivedere i charms. Questi sono quelli con le lettere, cercando di farveli vedere. Qui ci sono dei gattini che non riesco proprio bene a farvi vedere, ma sono davvero carini. Ecco qui Valerio che inserisce tutti i charms. Chiaramente vi ricordiamo, esistono, esatto, charm per ogni tema. Ognuno segue il proprio criterio logico, insomma, nella composizione. Sì, di ma un anche bracciale, per raccontare un pochettino quella che è la vita, quelle che sono le esperienze. D'altronde si gli chiama amori. My World, probabilmente proprio per questo, insomma, c'è racchiuso un po' il mondo di chi decide di comporre un bracciale del genere, insomma. E qui c'è la vena romantica. Nella collezione. Vedete? Ecco qua.
il risultato è questo, ovviamente distanze, posizioni, esattamente. Si può scegliere qualsiasi cosa, da addirittura arrivare a comporre delle parole. Esattamente, sì, perché poi essendo segnare con simboli, insomma, importanti della propria vita, questo accessorio. Perfetto, ragazzi. Allora, abbiamo il finito? Bracciale è pronto, abbiamo cercato di spiegarvi come funziona, visto che, insomma, era stata una richiesta. Soprattutto un prodotto italiano, un prodotto molto bello. Ci piace sempre comunque presentarli. Speriamo di esservi stati di aiuto e vi auguriamo una buona giornata. Buona giornata. Ci vediamo alla prossima trasmissione. Ciao ragazzi. Ciao ciao.